Gli ospedali sono stati sommersi da pazienti Covid e il privato ha aperto le sale di terapie intensive e le loro stanze lussuose a pazienti ordinari che venivano trasferiti dal pubblico. Il nostro compito è mantenere questo equilibrio. Sono le parole dell'assessore al welfare di Regione Lombardia, sì, sempre lui, Giulio Gallera. Uno che ogni volta che parla riesce a dimostrarsi perfettamente per quello che esattamente è, per quello che pensa. E in fondo, se ci pensate, è una fortuna avere politici così. Non c'è nemmeno bisogno di grattare in superficie per trovarci già tutto, belle pronte. Nella frase c'è tutto, basta analizzarla con un po' di calma. Ci sono i lussuosi ospedali privati. Gente che riesce con soldi pubblici a puntare all'esclusività come caratteristica di un ospedale, attenzione. Ora alzi la mano chi si sente rassicurato dal fatto di abitare in una regione in cui la sua malattia possa svolgersi nel lusso, al di là della preoccupazione della cura, come se gli ospedali siano dei resort da giudicare per i servizi annessi e connessi in un paese, in una regione in cui ci si mette mesi ad accedere ad esami che hanno liste d'attesa lunghissime. Eccola la sanità lombarda, il modello di cui parlano tutti da decenni. Ospedali lussuosi, pagati con soldi pubblici, che tolgono denari ed energie agli ospedali pubblici invece che annaspano. Glorificare un ospedale perché è lussuoso, poi, se ci pensate, è come magnificare un salame perché è veloce. Oppure lodare un architetto perché cucina ottimi tortellini. È una cosa così. Poi ci sono i pazienti ordinari, questo è molto interessante. Siccome l'italiano non ha un'opinione, se ci sono pazienti ordinari, quella frase ci dice che esistono anche pazienti straordinari. È chiaro, no? Dico, non c'è discussione, non si sfugge. Che esistano pazienti di serie A e di serie B in una regione che ha trasformato la cura in un business è inevitabile, è una cosa risaputa. E non si tratta solo di chi può permettersi la sanità come la scuola privata, alla faccia invece di chi deve affidarsi al servizio pubblico, che ogni tanto magari in qualche settore non c'è. Si tratta di avere l'accidente giusto, in sostanza avere la malattia. Avere la fortuna di incrociare una malattia che sia interessante dal punto di vista del fatturato e quindi che ci trasformi non in pazienti da curare, ma in ottimi clienti. Perché è tutto un enorme supermercato, un enorme supermercato dei malati, in cui guadagnano pochi, ma pagato con i soldi di tutti. Complimenti per la sincerità, davvero, di cuore. Gallera.